Buonasera e bentrovati nella terza edizione del TG6, una grande festa questa mattina al santuario di San Gabriele della Dolorata, isola del Gran Sasso, per celebrare i 100 giorni dalla maturità. Oltre 10.000 studenti provenienti da ogni parte dell'Abruzzo si sono dati appuntamento al santuario Teramano per trascorrere una giornata in allegria e in preghiera con la consueta benedizione finale delle penne. Serrati i controlli delle forze dell'ordine che hanno vigilato sul consumo di alcol e stupefacenti. Tania Bonici Castelli. 100 giorni agli esami di Stato. Oltre 10.000 ragazzi si sono ritrovati ancora una volta qui al santuario di San Gabriele, a Isola del Gran Sasso. Una giornata di allegria, sì, ma anche una giornata di preghiera. Da dove venite? Dall'Aquila. Qual è il vostro slogan? 5 anni con i piedi e con le mani, mi scordo tutto tra oggi e domani. Che grazia chiedete a San Gabriele? Che questi esami siano semplici e che li superiamo tutti. Chiediamo semplicemente di farci passare questo esame con serenità. Non importa il voto, non importa nulla, importa che riusciamo a essere sereni per tutto l'esame. L'accoglienza alle migliaia di studenti arrivati da ogni parte dell'Abruzzo che hanno voluto festeggiare i 100 giorni agli esami con San Gabriele è festosa e al tempo stesso spirituale. Che incontro fanno i ragazzi che vengono qui a San Gabriele oggi? Beh, un incontro con Cristo, l'esperienza è questa, cioè incontrarli e riuscire a testimoniare l'amore per Cristo. E infatti questa è la cosa più bella perché secondo me è proprio il significato della Chiesa. Come accogliete i ragazzi questa mattina? Noi accogliamo i ragazzi, li intratteniamo durante l'attesa, loro stanno andando a farsi benedire questa penna e noi durante l'attesa cerchiamo di intrattenerli, li facciamo ballare, li facciamo divertire. Alle nostre spalle abbiamo dei ragazzi che fanno le foto e prendiamo i contatti per fargli vincere un viaggio con noi quest'estate. Per i ragazzi a San Gabriele c'è anche un momento di riflessione sul tema della donazione del sangue con la FIDAS Abruzzo. Noi semplicemente abbiamo dedicato a loro una penna e un segnalibro con un piccolo messaggio, un messaggio di amore, perché la vita è fatta di esami, ma è fatta anche di donazioni, di affetti, di amore verso il prossimo e verso se stessi. La donazione del sangue rappresenta qualcosa di questo tipo. In mattinata nella grande chiesa del santuario si sono susseguite due messe molto partecipate durante le quali gli studenti hanno avuto a disposizione 20 confessori e per ogni celebrazione oltre 3.000 ragazzi si sono messi in fila per la comunione. Infine il rito delle benedizioni delle penne da usare il giorno degli esami di Stato. Chiediamo la benedizione del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, fa che per intercessione di San Gabriele della Dolorata scenda la tua benedizione su queste penne, sulla vita di questi ragazzi e su tutti i loro cari. Nel pomeriggio poi tutti a ballare sul grande piazzale a ridosso del santuario. A ben vedere la giornata si è svolta in tranquillità grazie anche ai controlli serratissimi delle forze dell'ordine che hanno vigilato sul consumo di alcol e stupefacenti. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, conferma che dopo la manifestazione del 2 marzo non sono ancora arrivate risposte concrete dal governo e si dice pronto ad una nuova manifestazione. Il primo cittadino analizza poi il difficile momento del tessuto cittadino messo in ginocchio dagli eventi calamitosi degli ultimi mesi. Paolo Renzetti. Sindaco Brucchi, a Teramo negli ultimi giorni ci sono stati altri sgomberi, situazione è sempre difficile, però bisogna andare avanti. Siamo arrivati a quasi 3.300 sfollati, abbiamo ancora 3.000 verifiche da fare, 1.000, oltre 1.000 solo dopo il terremoto della scossa del 18 di gennaio, per cui viviamo in una zona di emergenza, emergenza che purtroppo continuerà perché adesso stanno per terminare i 150 giorni e gli alberghi cominciano a non essere più disponibili ad ospitare gli sfrattati, gli sgomberati, e quindi si pone il problema, non avendo le casette, quello dell'ordinanza, e di requisire immobili sfitti, che è quello che la Postiglione ci ha un po' indicato. La ricostruzione purtroppo ancora non parte. E questo è un problema perché tante inagibilità di tipo B potrebbero rientrare dentro casa e questo determinerebbe anche un'economia per il governo stesso. Lei qualche giorno fa a Roma aveva detto: se ci sarà bisogno torneremo a protestare. Sono arrivate, stanno arrivando le prime risposte dalla regione e dal governo? No, le risposte non stanno arrivando dal governo, aspettiamo il 20 che il decreto andrà in commissione e poi in Parlamento, ma siamo pronti a tornare a manifestare.
fare. Questo è chiaro, ma l'ho detto e lo ribadisco, se non vedremo agli inizi della, diciamo, della discussione una disponibilità ad accogliere quegli emendamenti che servono al nostro territorio per ripartire, l'allargamento del cratere, le misure economiche che sono così, non sono, ovviamente non danno le giuste risposte, noi torneremo a manifestare. Quello che è accaduto è una situazione eccezionale e a situazioni eccezionali bisogna rispondere con misure eccezionali. Le misure che sono dentro il decreto sono misure ordinarie. Teramo negli ultimi mesi ha perso qualcosa come 3-4 mila residenti, questo è un aspetto che preoccupa, che la preoccupa? Assolutamente mi preoccupa, perché noi all'indomani del terremoto abbiamo avuto almeno il 40% di cittadini che sono andati via. Adesso stanno rientrando piano piano, però ancora ci sono tanti cittadini che si sono stabiliti definitivamente sulla costa, iscrivendo i propri figli nelle scuole della costa, e questo è un problema. Antonio Colasante ai domiciliari e la dirigente ASL Tiziana Spadaccini sospesa dal lavoro. Questi i provvedimenti cautelari, i sostitutivi emessi oggi dal GIP di Lanciano Massimo Canosa in merito all'indagine sulle contestate transazioni per il servizio di lavanderia svolto dalla Public Clean dal 2009 al 2015 e che ha portato la ASL Lanciano Vasto Chieti a liquidare 2 milioni e 130 mila euro in più del dovuto. Lo scorso 6 marzo Colasante era finito in carcere per l'accusa di riciclaggio di quel denaro con cui ha comprato una villa a Portocervo in Sardegna, mentre la Spadaccini era finita ai domiciliari per abuso d'ufficio e falso ideologico, provvedimento oggi sostituito con l'interdizione dal lavoro. Nell'inchiesta coordinata dal PM Rosaria Vecchi sono coinvolte altre 7 persone indagate a piede libero. Giocattoli per bambini, siringhe, cerotti, guanti monouso, articoli di cancelleria, tutti con marchi contraffatti. L'ennesima maxi operazione contro la contraffazione per oltre 100.000 articoli sequestrati arriva dalla provincia di Teramo, dove le fiamme gialle della compagnia di Giulianova hanno individuato un importante canale di distribuzione di prodotti recanti marchi contraffatti. Il sequestro è stato operato in un negozio cinese di un comune dell'entroterra, con gli articoli tutti privi dei requisiti minimi previsti a tutela della fede pubblica e della sicurezza del consumatore finale. Nello specifico, la marcatura CE, seppur apparentemente regolare, era apposta su confezioni e prodotti difformi dagli standard previsti dalla normativa vigente. Dopo il sequestro, il responsabile dell'attività è stato denunciato per contraffazione e frode nell'esercizio del commercio. Economia circolare come nuova frontiera e fonte di mercato e occupazione. A Pescara ha fatto tappa il treno verde in collaborazione tra Lega Ambiente e Ferrovie dello Stato per mettere in luce aziende virtuose e buone pratiche per il rispetto dell'ambiente. Francesca Romana Testi. Un percorso virtuoso che parla di economia circolare, ovvero come un rifiuto possa raggiungere una nuova vita ed essere reimmesso sul mercato da aziende che fanno del riciclo un lavoro, salvando così l'ambiente e creando una nuova filosofia aziendale. A Pescara ha fatto tappa il treno verde pensato in sinergia da Trenitalia e Lega Ambiente, un viaggio nell'intera catena di riciclo dove ogni carrozza rappresenta un esempio virtuoso da condividere. Il messaggio importante è quello di far capire che si passa da un'economia lineare a quella circolare. Economia circolare significa che l'azienda all'interno del suo ciclo produttivo si autorigenera, ovvero ciò che è rifiuto per qualcuno diventa per loro una risorsa, quindi il ciclo produttivo, il rifiuto invece di andare in discarica, viene riutilizzato e rimesso nel ciclo produttivo un'infinità di volte. Quando si parla di economie virtuose nel campo del riciclo, l'Italia dove si attesta? E questo è sicuramente uno sprono per l'Italia, per capire che l'economia sta girando da un altro verso. L'economia circolare promette di creare 580.000 posti di lavoro in Europa entro il 2030. Tante le declinazioni virtuose, da un'azienda bresciana che ricicla reti da pesca per trasformarle in nylon, ai produttori di caffè che trasformano in funghi commestibili i fondi utilizzati, a chi trasforma pneumatici in campi da calcio, da tennis, pareti assorbi rumore, a chi realizza vasi e piatti con gli scarti organici degli animali. Noi abbiamo fatto una cosa che è considerata in Italia e in Europa ormai una buona pratica, e cioè abbiamo fatto la carta di Pescara. Abbiamo lavorato con le imprese, con le università, col sistema della ricerca e con le rappresentanze dei lavoratori, abbiamo lavorato a costruire una strategia che punta sull'industria sostenibile. Noi puntiamo come regione a un'idea
perché essendo contemporaneamente la regione dei parchi, cioè la regione che ha il più alto territorio protetto d'Europa, ma anche una delle regioni più industrializzate d'Europa, che ambiente e industria possano convivere, anzi addirittura possano integrarsi e agevolarsi. Pescara oggi ha ospitato imprenditori scolaresche provenienti anche da fuori regione per sensibilizzare le buone pratiche che rispettano l'ambiente e creano economia. La questione ambientale anche con riferimento alle politiche che ciascuno da questo ente all'ente regione può mettere in campo per garantire una migliore qualità dell'aria, una miglior qualità dell'acqua, una miglior qualità del nostro ambiente complessivo attorno al quale io credo oggi si comincia ad acquisire una consapevolezza e una maturità maggiore. Primo giorno di campionamenti per l'acqua del fiume e del mare di Pescara. Il calendario è stato stabilito dal tavolo tecnico istituito da Arta e Comune di Pescara. Alfredo Primante. Sono iniziati questa mattina i campionamenti delle acque del mare e del fiume di Pescara che Arta, d'intesa con il Comune, ha programmato prima dell'avvio ufficiale della stagione balneare 2017. L'obiettivo è quello di produrre dati utili a valutare in anticipo la situazione della balneazione lungo il litorale del capoluogo adriatico e a predisporre eventuali interventi di risanamento nei tratti inquinati. Negli ultimi due anni, infatti, sono state molte e forti le polemiche sulla balneabilità del mare pescarese e gravi le conseguenze sull'immagine globale del turismo in regione. Proprio in considerazione delle problematiche emerse nelle scorse stagioni, i due enti hanno costituito un tavolo tecnico incaricato di programmare tempestivamente le attività finalizzate al monitoraggio delle acque marine fluviali della città. Il calendario dei prelievi, oltre a quello odierno, prevede le date del 20 e 27 marzo, del 3 e 10 aprile. Sono diversi i punti di campionamento: il fiume Pescara in ingresso alla città e alla foce, la zona prospiciente via Balilla, Teatro D'Annunzio e Fosso Vallelunga. Sempre Arta svolgerà negli stessi punti del litorale campionamenti suppletivi immediatamente dopo eventi meteorici che producano sversamenti dei reflui nel fiume da parte degli impianti di sollevamento gestiti da ACA. Arta, Comune di Pescara e CETEMS inoltre nella giornata odierna hanno siglato un protocollo d'intesa per la promozione, lo sviluppo e il consolidamento di opportunità ed iniziative di collaborazione finalizzate al monitoraggio e alla previsione della qualità dell'aria nella zona metropolitana. In base alla convenzione le parti si impegnano, nell'ambito e nel rispetto delle proprie specificità e finalità istituzionali, a sviluppare in sinergia tecniche di valutazione della qualità dell'aria che integrino i dati raccolti dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente tramite le centraline della rete di monitoraggio. La scadenza temporale dell'accordo è fissata in tre anni. Il Movimento 5 Stelle regionale e quello di Pescara rilanciano il problema legalità all'interno delle case popolari ATER della provincia. I rappresentanti grillini hanno inviato una lettera alle istituzioni chiedendo il rispetto della legge 96. Ci sono un migliaio di famiglie aquilane che attendono risposte dal governo regionale relativamente alle case ATER che sono andate distrutte dopo il sisma del 2009. Lei ha presentato una interrogazione in Consiglio regionale. Che cosa è successo? Sì, l'interrogazione è stata depositata 6 mesi fa e l'assurdo è che in Consiglio regionale è stata calendarizzata per martedì scorso. Siamo andati, ho chiesto la risposta in Consiglio regionale e il Presidente non mi ha risposto, perché dice che il delegato è Di Matteo, ma comunque il Presidente della Regione è a tutte le deleghe racchiuse in sé, quindi può e deve rispondere. E il dramma è che tanti cittadini, centinaia di cittadini, sono stati allontanati a seguito dei crolli delle case popolari, si trovano in alloggi di fortuna, nei moduli provvisori, vorrebbero rientrare all'interno degli alloggi ma i lavori non sono iniziati e hanno promesso stanziamenti di somme di denaro. Si parlava di 50 milioni di euro, poi di 80 milioni di euro. Sembrerebbe che questi soldi poi non siano stati mai effettivamente corrisposti o messi a regime e ora stanno ancora appunto rivendicando questo diritto. Non solo, lì c'è anche una beffa, perché all'interno delle case popolari ci sono proprietari che avevano acquistato l'alloggio popolare che stanno ancora pagando il mutuo pur non essendo all'interno dell'alloggio. È un dramma, io chiederò con forza una risposta nel prossimo Consiglio regionale, mi auguro che l'amministrazione regionale si degni di darci almeno una risposta. Un messaggio di ottimismo e fiducia è quello che ha voluto lanciare l'amministratore delegato di Wind Trail, sulmonese Massimo Ibarra, intervenuto nello scorso weekend alla Winter School di Roccaraso.
Mentre gli altri paesi sembrano aver imboccato più o meno spediti la via della ripresa economica, l'Italia arranca, fa fatica a tenere il passo. Un senso di sfiducia pervade ogni settore, nonostante il bel paese abbia tutte le capacità e le risorse per compiere un nuovo balzo in avanti. Puntando seriamente sulla ricerca, sulle enormi potenzialità delle nuove tecnologie e sulla proverbiale creatività degli italiani, si può invertire la rotta. Di questo ne è convinto Massimo Ibarra, amministratore delegato di Wind3, azienda leader in Italia della telefonia mobile. Ma un effettivo cambiamento non può prescindere da un cambio di mentalità e da un investimento deciso sulla formazione, ha detto durante i lavori di un incontro organizzato a Roccaraso dalla Winter School, il seminario di formazione politica per giovani politici e amministratori. La tecnologia, l'hai ragione, è un fattore abilitante. Ci sono diversi ecosistemi che in questo momento ci permettono, dal punto di vista delle aziende, dal punto di vista della formazione, dal punto di vista delle infrastrutture, di poter fare un salto in avanti. È disponibile, si tratta di fare un cambio di passo anche dal punto di vista della mentalità, ma soprattutto occorre investire fortemente in formazione, formazione per quanto riguarda non soltanto l'università, ma anche le scuole elementari, le medie e i licei. Anche le aziende devono fare uno sforzo in più, perché essendo queste tecnologie disponibili possono utilizzarle immediatamente per poter far conoscere i propri prodotti e i propri servizi a una platea mondiale, non soltanto più locale. In questo periodo il nuovo colosso della telefonia mobile sta lavorando a una serie di progetti di sviluppo del digitale in Italia. Una buona fetta di investimenti interesserà l'Abruzzo. E Wind3, che appunto è una nuova realtà nata dalla fusione di Wind3, che è cominciato a operare sul mercato in maniera integrata dal mese di novembre del 2016, ha intenzione di investire circa 7 miliardi sull'intero territorio nazionale nei prossimi anni. E l'Abruzzo rappresenta una delle regioni più importanti dove poter focalizzare questi investimenti. Massimo Ibarra è fortemente legato all'Abruzzo, ama questa terra dove tra l'altro trascorre le sue vacanze estive per tante buone ragioni. Ho mamma abruzzese di Sulmona, moglie abruzzese di Vasto, conosco molto bene tutta l'Abruzzo, non soltanto la parte di Sulmona, la Valle Peligna, la costa dei Trabocchi, ho passato diversi anni qui, quindi il legame è molto forte. Aumentare l'export per migliorare i dati già positivi registrati dal vino d'Abruzzo è l'obiettivo delle iniziative messe in campo dal centro estero delle Camere di Commercio, dal Consorzio Tutela dei Vini e da Regione Abruzzo. Prima tappa, la promozione nel Regno Unito. Vediamo. L'export dell'agroalimentare abruzzese è cresciuto anche nel 2016, facendo segnare un più 3% rispetto all'anno precedente, che in termini assoluti significa 357 milioni di euro per le imprese abruzzesi. A tirare la volata ci sono pasta e vino, quest'ultimo vero e proprio portabandiera del Made in Abruzzo. Germania, Stati Uniti e Canada sono i principali mercati dove il nettare di bacco d'Abruzzo tira di più, ma tra i mercati emergenti del vecchio continente spicca il più 20% del Regno Unito. Nella patria della birra quindi si sta facendo largo il vino pregiato regionale, una crescita che il centro estero delle Camere di Commercio e il Consorzio di Tutela dei Vini d'Abruzzo, in collaborazione con l'assessorato all'agricoltura, vogliono consolidare e supportare. Per farlo vengono messe in campo tre iniziative, la prima già questo mese con una campagna promozionale nel Regno Unito con l'agenzia d'oltremanica Cube. A seguire ci saranno iniziative di incoming e dei B2B, anche legati al premio giornalistico internazionale Worlds of Wine, ed infine verrà messo in cantiere un progetto nelle scuole con lezioni tenute da esperti nel settore vitivinicolo indirizzate soprattutto agli studenti degli istituti alberghieri, agrari e tecnico-turistici. Con il nostro prodotto che in questi anni ci sta dando delle soddisfazioni importantissime dovute anche alla capacità di una classe imprenditoriale che ha guardato molto lontano e molto avanti, oggi raccogliamo sicuramente dei successi dati dai numeri, che sono la prima cosa, ma a questo deve seguire un'azione continua in mercati appunto come quello inglese, che sono mercati dove la cultura del bere è una cultura importante, ribadisco, la cultura del bere. Il mercato principale che attrae il consumatore inglese è il vino con della tradizione, quindi il vero vino, non il vino commerciale. Mr. Mitchell pensa che i nostri vini siano carichi di questi valori e che siano adatti al mercato inglese.
Oggi e domani, nell'ambito dell'attività di alternanza scuola-lavoro, l'Istituto Alberghiero di Poppa di Teramo promuove un corso di pasticceria moderna tenuto dal maestro pasticcere Lorenzo Puca. In attesa della Pasqua, l'Istituto di Poppa Rozzi ospita un cioccolatiere. È un maestro cioccolatiere che noi abbiamo chiamato per appunto realizzare un corso per i ragazzi delle classi terze in alternanza scuola-lavoro. È un corso di formazione appunto rivolto nelle ore che noi organizziamo per migliorare quelle che sono le loro competenze specialistiche, in questo caso per quanto riguarda i prodotti dolciari, il decoro appunto delle uova di Pasqua. Abbiamo deciso di far fare questa esperienza ai nostri ragazzi invitando qui nel nostro istituto il maestro cioccolatiere Leo Mecozzi, che appunto oggi ha dato un saggio della sua bravura e le decorazioni che si possono applicare alle uova di Pasqua. Diciamo, ci vuole passione, perché è un mestiere fatto anche di rinunce. Facciamo un pesco, visto che Pasqua, diciamo che si avvicina la primavera. L'ultima ora è stata caratterizzata da una giornata importante, cioè un incontro con l'Istituto Agrario di Avezzano, il Serpieri, proprio perché è stato presentato agli alunni dell'Istituto di Avezzano e ai nostri del quinto anno del tecnico agrario con indirizzo viticoltura ed enologia il sesto anno di specializzazione per il conseguimento del titolo di enotecnico, il tecnico che lavora a fianco all'enologo, che lavora nelle cantine, un titolo abilitante. Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, come diceva la nostra dirigente, abbiamo inserito anche un noto pasticcere, parliamo di Lorenzo Puca, che è noto anche per la partecipazione alla trasmissione televisiva Il più grande pasticcere, quindi è uno dei pasticceri a livello nazionale più in voga, vinto diversi campionati italiani, e quindi abbiamo il piacere di ospitare anche questa grande figura nell'ambito di questi progetti di alternanza scuola-lavoro. Apriamo la pagina dello sport con il servizio relativo alla sconfitta di ieri del Pescara contro l'Udinese, 1-3. Per Zemallandia bisognerà forse aspettare la prossima stagione in Serie B. Oggi, dopo l'illusione della gara con il Genoa, per il Pescara i risultati continuano ad essere negativi, così come sotto la gestione Oddo. Svanito in 90 minuti l'effetto Zeman, per il Pescara il finale di stagione rischia di tramutarsi in un calvario. Per l'Udinese è stato gioco facile violare l'Adriatico per 3-1, conquistando la nona vittoria stagionale e salendo a 33 punti in classifica. Poche ore dopo lo stop alla trattativa con l'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli da parte del presidente del Pescara Daniele Sebastiani per la cessione del 70% delle quote sociali, i biancazzurri hanno rimediato l'ennesimo stop, avvicinando così la Serie B. I biancazzurri, senza i soliti lungodegenti, presentano in difesa Bovo al posto dello squalificato Goda, forfè anche di Caprari sostituito da Mitriza, tra i fiulani assenti Faraoni, Felipe e Fofanà. Si gioca davanti a 10.000 spettatori con la curva nord vuota al centro per la nota protesta degli ultra. Pronti via è al primo e Alfredson dai 20 metri a mettere sopra la traversa della porta difesa da Bizzarri. Al settimo si infortuna Stendardo con una contusione, costretto a lasciare il campo a Michele Fornasier. Al dodicesimo Benalì in area scarica addosso ad un difensore dell'Udinese. Per il Pescara si vede che non è la domenica giusta. I biancazzurri premono anche se in maniera disordinata, creando qualche mischia pericolosa in area friulana, ma nulla più. E come spesso accade si ritrovano ancora una volta sotto, visto che al ventesimo Zapata, con uno stacco imperioso di testa sul corner calciato da Ianto, regala alla squadra di De Neri il gol del vantaggio. La formazione di Zeman accusa il colpo e per qualche minuto non riesce a creare azioni pericolose. Alla mezz'ora c'è un guizzo di Benalì che crossa per Cerri, che colpisce di testa però centralmente. Al 32esimo ghiotta occasione per Mitriza, che chiama alla respinta con i piedi il portiere friulano. Passa qualche secondo e Cerri di testa mette alle spalle di Carnesis, quando è però in posizione di fuorigioco. La gara è piacevole
finale con una opportunità friulana al 38esimo con Badu che chiama al salvataggio in calcio d'angolo Albano Bizzarri. Nella ripresa il Pescara si ripresenta in campo con Muntari al posto di un opaco Verre ed è proprio l'ex milanista al quinto a causare la punizione che poi permette all'Udinese di raddoppiare con uno schema su punizione di Alfredson che serve Jankto e con un diagonale beffa Bizzarri per il 2-0. Passano altri 5 minuti e Terò realizza il tris in area biancazzurra con la palla toccata da Bovo ma in maniera probabilmente ininfluente. Gara finita così con oltre mezz'ora di anticipo. Al 18esimo infatti friulani si rendono ancora pericolosi con un tiro di Badu. Al 27esimo si vede invece la prima azione offensiva della ripresa degli abruzzesi con un tiro del neo entrato Castanos che termina di poco fuori, imitato poi al 31esimo da Cerri che mette fuori dallo specchio della porta dopo una indecisione di Carnesis che si infortuna e lascia il posto a Scuffè che deve incassare poco dopo al 38esimo il gol abruzzese di Muntari. Due minuti dopo Jankto fallisce in contropiede il poker a suggellare la meritata vittoria friulana e per il Pescara domenica prossima a Bergamo ci sarà da soffrire con un'Atalanta ferita dal 7-1 con l'Inter. E come detto nel servizio, prima della partita il presidente del Pescara Daniele Sebastiani aveva dato lo stop alla trattativa per la cessione societaria. La proposta di Danilo Iannascoli non ci interessa, ha detto ieri Sebastiani. Presidente Sebastiani, lei ha detto in conferenza stampa che la trattativa con l'ex amministratore delegato, attuale socio di minoranza Danilo Iannascoli, è chiusa. Non parlerà più di questa vicenda? Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché ritengo che non sia il modo di gestire una trattativa, ritengo che le trattative si facciano tra le persone interessate, non posso pensare che io riceva un'offerta di un tipo e poi dalla stampa ascolti delle altre cose. Non è così, non vi consegno io l'offerta avuta per rispetto che porto nei confronti dei professionisti, sia i suoi che i miei. Mi farebbe piacere che lui lo facesse, visto che in passato ha dato le PEC di lettere d'intenti che lui aveva mandato, quindi sarebbe giusto e corretto che lo facesse anche in questa offerta. L'offerta vera che è arrivata sul tavolo mio e degli altri soci è fondamentalmente di 3 milioni, perché io non vorrei essere nemmeno offeso da questo punto di vista, ma se dovessi pensare di vendere il Pescara con una salvezza miracolosa a 6 milioni di euro, è condizionata proprio alla salvezza del Pescara e non, come dice qualcuno, alla consegna attuale del Pescara a 6 milioni di euro, che è una cosa diversa, perché l'ha scritto lui, non l'ho scritto io, veramente qualcuno dovrebbe prenderci e rinchiuderci da qualche parte. E oggi attraverso una nota è arrivata la replica dell'ex amministratore delegato e attuale socio di minoranza Danilo Iannascoli in riferimento alla trattativa intercorsa per l'acquisto del 70% delle quote del capitale sociale della Delfino Pescara S.P.A. Sono a precisare, mio malgrado, stante la riservatezza che avrei voluto mantenere in merito, che la proposta presentata prevedeva il riconoscimento di 9 milioni di euro in caso di permanenza al campionato di Serie A e di 6 milioni di euro in caso di partecipazione al campionato di Serie B. Entrambi i casi risultavano comprensivi di 3 milioni di euro da corrispondere al verificarsi di alcune diverse eventualità, ovvero i risultati sportivi futuri, auspicabili anche se incerti, cui erano collegati i bonus, come da prassi nelle valutazioni legate al mondo dello sport, oltre all'accollo di tutti i debiti della società e all'immediata sostituzione di tutte le garanzie eventualmente prestate dai componenti del CDA presso gli istituti di credito, previa verifica da effettuare mediante una corretta procedura di due diligence che non è stata tuttavia consentita. Prendo atto della non accettazione della chiara volontà di netta chiusura a intavolare qualsiasi ulteriore trattativa esternata dal signor Sebastiani nel corso di un poco affollato comizio frettolosamente organizzato poche ore prima di una fondamentale gara di campionato e delle molteplici dichiarazioni piene di inesattezze che tuttavia ho deciso di ignorare per non alimentare ulteriori polemiche inutili e dannose anche per la squadra che ritengo possa ancora
competere per la salvezza, a differenza di quanto evidentemente ritenuto da altri. Non posso però esimermi dal ricordare che il signor Sebastiani, quale presidente della nostra società, ha potuto beneficiare dei continui e puntuali versamenti effettuati dalle mie società in conto capitale, delle ripetute ricapitalizzazioni e anticipazioni anche personali effettuate e delle pesanti garanzie prestate che alla data odierna non sono state ancora né restituite né tantomeno sostituite, visto che, malgrado le richieste, sono ancora in essere finanziamenti importanti erogati a favore delle società e garanzie a favore di questa prestate su posizioni debitorie assunte nei confronti di enti diversi degli istituti bancari. Come socio di minoranza continuerò ad esercitare i diritti a me riconosciuti dalla legge e a vivere lo sport con la stessa visione, con lo stesso amore e rispetto dei suoi valori, cercando nel mio piccolo di portare sempre più in alto il nome della mia città, sempre fiero e orgoglioso di essere tifoso del mio Pescara. Questa è la nota giunta oggi da parte di Danilo Iannascoli, socio di minoranza ed ex amministratore delegato del Delfino Pescara. Scendiamo ora in Lega Pro, altra sconfitta ieri per il Teramo sul campo dell'Albino Leffe, squadra senza nerbo e che si arrende per la 15ª volta in campionato. Ora la situazione per la formazione biancorossa è davvero difficile. Il servizio di Jacopo Forcella. Il Teramo è ad un passo dalla Serie D. Con la sconfitta di Bergamo, quello che settimane fa sembrava solo uno spauracchio, ora sembra diventare l'approdo inevitabile di una squadra che anche all'Atleti Azzurri d'Italia ha fornito l'ennesima prova imbarazzante, consegnandosi senza nerbo ad un Albino Leffe per nulla trascendentale e a cui è bastata la testata di scrosta per tenersi i tre punti e consolidare il piazzamento playoff. Il diavolo non pervenuto, come al solito verrebbe da dire. Primo tempo giochicchiato e nulla più, con Spighi che fa solamente sporcare i guanti all'ex Nordi e una ripresa che dopo il gol offre agli spettatori uno spettacolo davvero povero. L'Albino Leffe dal canto suo controlla senza nessun affanno, è il Teramo che tiene a lungo il pallone ma senza sapere bene cosa farci. A nulla servono i cambi di Ugolotti, chi entra lo fa con l'identico piglio di chi è in campo, mordente zero e occasioni di conseguenza zero. Di fatto saranno proprio i padroni di casa a creare qualcosina tenendo il solito Teramo a bulico inconcludente lontano anni luce dalla propria porta e incapace di creare alcunché, e che alla fine esce meritatamente sconfitto dalla trasferta bergamasca, complicata ulteriormente dai risultati della sera: la vittoria del Lumezzane a Forlì che rilancia le ambizioni dei Lombardi in chiave bassa classifica, tenendo accesa la fiammella di una speranza che in casa biancorossa sembra essersi spenta da tempo, e così diventa un'impresa anche solo evitare i play-out. L'unica speranza è confidare nelle disgrazie altrui, provando a sperare che l'Ancona, battuto dal Gubbio, faccia peggio del diavolo, ma tra qualche settimana c'è lo scontro diretto proprio in casa dei Dorici e il Teramo in queste condizioni non sarebbe in grado di battere davvero nessuno. Abbiamo cercato di fare il primo tempo con i nostri problemi, perché sappiamo che abbiamo qualche problema, però i ragazzi hanno tenuto bene, non abbiamo mai concesso niente a una squadra che di solito in casa ha sempre fatto molto bene. Abbiamo pagato la solita ingenuità e questo dispiace, dispiace perché poi alla fine facciamo fatica a costruire qualche cosa e di conseguenza se continuiamo a prendere gol sulle situazioni di gioco da fermo è normale che lì è una questione di attenzione, una questione di sono momenti che decidono le partite, perché questa è una partita che onestamente almeno dal mio punto di vista non ho visto una squadra nella nostra che ha sofferto, non ha fatto forse la migliore partita però non ha fatto neanche la peggiore. C'eravamo un po' illusi che forse dopo due partite aver fatto 4 punti, il percorso adesso è normale che se continuiamo a commettere determinati errori diventa dura, dobbiamo dare qualche cosa di più tutti, questo è normale. È tutto per questa terza edizione del TG6, il nostro notiziario torna domani alle ore 14, buonanotte.